Buongiorno, sono Daniele Spada, chef dell'Associazione Cuochi di Torino. Siamo qui nella cucina dell'Emporio per presentarvi una delle ricette di Io Mediterranea, la rivista dedicata ai clienti della Fratelli Carli. E ora andiamo in cucina. Questa volta prepariamo un antipasto veloce ma gustoso. Sono dei pirottini di tonno in due versioni, una con le patate e una con la ricotta. Ma andiamo subito a vedere gli ingredienti. Per quella con le patate abbiamo una scatoletta di tonno Fratelli Carli da 100 grammi, 2-3 filetti di acciuga Fratelli Carli, un paio di patate già lessate e un ciuffetto di prezzemolo. Mentre per quelle di ricotta e tonno usiamo una scatoletta di tonno sempre da 100 grammi Fratelli Carli, 3-4 filetti di pomodoro essiccato Fratelli Carli, 125 g di ricotta, una manciata di pan grattato e un po' di formaggio grana grattugiato. Ecco, iniziamo a sbriciolare il tonno in una ciotola in questo modo. Con l'aiuto di una forchetta, o se preferite più fine potete anche passarlo nel cutter, peliamo le patate. Ecco, queste sono le patate che avevamo già lessato in precedenza. Scegliete piuttosto delle patate farinose, così sono più facili anche da sbriciolare. E poi aggiungiamo un paio di filetti di acciughe. Li tritiamo un po' col coltello, grossolanamente. Chiaramente aggiungendo le acciughe non uniamo altro sale. E infine il ciuffetto di prezzemolo. Lo tritiamo fine, ma non troppo, in modo che rimanga un po' rustico. E lavoriamo il tutto all'interno della ciotola, in questo modo. Quando l'impasto è sufficientemente omogeneo e sbriciolato, andiamo poi a fare con le mani delle palline, in questo modo. E andiamo poi a metterle o nei pirottini di carta o in contenitori in monoporzione come questi o nei bicchierini, quello che preferite. Ecco, adesso passiamo a preparare i pirottini di tonno e ricotta. Sbricioliamo come prima il tonno nella ciotola. Questa volta uniamo invece la ricotta e incominciamo a incorporare l'impasto. Poi prendiamo i filetti di pomodoro essiccati e li tritiamo anche questi grossolanamente. Poi aggiungiamo una bella grattata di formaggio grana, reimpastiamo e siccome l'impasto risulterà un pochettino morbido, aggiungiamo quanto pan grattato è necessario per asciugare e rendere compatto l'impasto. Ecco, a questo punto ho la consistenza giusta, anche qui ne prendiamo più o meno la medesima quantità. Facciamo tutte le nostre palline in questo modo. Ecco, adesso che abbiamo finito i nostri pirottini, li possiamo disporre su un vassoio. Poi li mettiamo in frigo a riposare un paio d'ore prima di servirli, in modo che si compattino per bene. Ecco, questo piatto, per esempio, potrebbe essere perfettamente abbinato con un prosecco di Valdobbiadene di OCG Fratelli Carli, che con la sua nota frizzante ben si accompagna alla cremosità dei nostri pirottini. Anche per oggi abbiamo finito. Grazie e arrivederci alla prossima ricetta di Io Mediterranea.